Abbiamo da poco superato Anversa degli Abruzzi e siamo diretti a Scanno per una breve visita. Il lago di San Domenico e le aree limitrofe sono parte della riserva naturale regionale del lago di San Domenico e del lago Pio. La presenza dell'eremo di San Domenico ricorda la specifica religiosità dell'area, centro di riflessione e meditazione. Il santo punisce l'ingordo laico cambiando in serpi i pesci nascosti. San Domenico salva un ragazzo che resta illeso miracolosamente cadendo da una quercia. Il bacino lacustre di origine artificiale è alimentato dal sistema sorgentizio del fiume Sagittario e dalle acque della sorgente Seca. Villalago, che vediamo sopra il monte, è un comune italiano con 533 abitanti. È nella provincia dell'Aquila, in Abruzzo, posta in posizione dominante rispetto alle gole del Sagittario sotto il gruppo montuoso del Monte Genzana. Questo è il lago di Scanno. Il lago di Scanno è un lago montano situato in Abruzzo. Si è originato da un'antica frana staccatasi dal sovrastante Monte Genzana, che ha sbarrato il corso del fiume Tasso. Scanno è un comune italiano di 1755 abitanti. È situato in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. In parte compreso entro i confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. In questa statua è rappresentato l'ultimo costume delle donne di Scanno, fermato nel bronzo dall'armoniosa statua di Antonio d'Alessandro, scultore scannese, inaugurata nel 2006. La chiesa parrocchiale di Santa Maria della Valle, detta anche dell'Assunta, è la chiesa principale di Scanno. È sita nell'omonima piazza principale del paese. La chiesa di Sant'Eustachio, patrono di Scanno, sorge in un angolo piuttosto defilato del centro storico. La chiesa di Sant'Eustachio del XII secolo è anche intitolata alla Madonna di Loreto. Interessanti sono le botteghe dove si può ammirare la presentosa, tipico gioiello tradizionale femminile abruzzese, in oro o in metallo placcato oro, indossato dalle donne nelle occasioni di festa. Questo monile venne rilanciato in grande stile nel 1996 a iniziativa dell'ente artigianato artistico della Maiella, ora ente mostra artigianato artistico di Guardia Crele. Lentamente scopro il paese, procedendo verso la cima. Mi lascio guidare dal caso e dall'intuito. Però qualsiasi strada o vicolo che scelgo per la visita non mi delude mai.
usciti dal centro di Scanno, siamo stati attratti dal paesino Frattura, sulle pendici del Monte Genzana. Frattura è una piccola frazione di Scanno, situata ad un'altezza di circa 1300 metri sul livello del mare. Conta 48 abitanti. Il borgo venne abbandonato nel 1915 in seguito ad una forte scossa di terremoto che colpì la zona dell'Appennino centrale. Frattura Nuova venne ricostruita tutta in pietra in epoca fascista, tra il 1932 e il 1936, con edifici perfettamente allineati e con prospetti puliti e semplici. In basso è il lago di Scanno, che da un determinato punto di vista assume la forma di un cuore. Sullo sfondo è il Monte delle Terratte, metri 2122, ancora innevato.